Wow, che build curiosa che ha Malphite. Un Redemption curioso. Un Redemption un po' curioso, devo ammetterlo. Ah, ciao ragazzi a tutti, sono Ian e bentornati in questo nuovo episodio del League of Learning. Oggi, a malincuore, mi porto Soraka. Malincuore perché sono Kalista. Malincuore perché faccio schifo ad usarla. Premettiamo questa piccola cosa. Allora, bando alle ciance, iniziamo subito a parlare un po' di lei perché c'è tanto da dire. È un champion complesso sia di meccanica che di spell. Allora, pro, ha molta mobilità e capacità di kitare l'avversario. Più velocità di movimento, di attacco avete e più sarà efficace per l'appunto il kiting. Siete praticamente uno smite vivente. Ogni obiettivo è potenzialmente... Un attimo che vi do le rune, scusatemi. Ogni obiettivo è potenzialmente assicurato quando si ha Kalista in team, potenzialmente, non di certo. Vorrei sottolineare questa cosa. Se snowballa è molto difficile fermarle, quindi è facile per voi che la state giocando. Può salvare il suo support da morte certa con la R. È molto forte contro gli squishy, ma anche contro i tank quando avrete la Ronin King, non è per niente malaccio. Per quanto riguarda i contro, è molto difficile meccanicamente, richiede un positioning ottimo in quanto non ha nessun tipo di escape. Le prime volte giocarla potrà sembrarvi molto scomodo perché il suo modo di autoattaccare è unico e ad alcuni può risultare parecchio scomodo. Soffre molto gli hard engage ACC e se vai behind verrà outscalata praticamente da quasi tutti gli AD carry in meta adesso e quindi diventerete pressoché inutili. Adesso, per quanto riguarda le sue spell, bisogna farci un discorso molto, molto ampio. La sua passiva è unica, è un po' come la passiva di Grace, anche quella è unica nel modo di autoattaccare. Ogni volta che lei autoattacca, fa un saltino nella direzione in cui spostate il mouse dopo l'autoattacco. Vi farò vedere perché detta così è un po' complicata se non l'avete mai vista. Soprattutto i suoi autoattacchi, una volta che partono, non possono essere cancellati come con qualunque champion, non possono essere cancellati. Inoltre, i suoi attacchi fanno il 90% di danno e non il 100%. Allora, la prima cosa che dovete fare quando entrate in game è cliccare questo oggetto, che è un oggetto unico per Kalista, e attaccarlo addosso al vostro supporto. Cosa farà questo oggetto? Vi consente di collegarvi al vostro supporto per l'appunto e poi usarlo per le sue abilità, soprattutto per la R, ma ora ve lo spiegherò. La Q è uno skill shot abbastanza lungo che attiva sia l'effetto della Q che la W che la E, insomma, attiva gli effetti di queste tre spell. Se un nemico viene ucciso dalla Q, tutte le stack della E su di esso vengono applicate al prossimo bersaglio, subito dietro, che ovviamente la Q colpirà. È un po' difficile da spiegare, ve lo farò vedere poi. Ve lo farò vedere poi in gioco. La W, quando siete vicini al vostro collegato, chiamiamolo così, vedete, questa linea indica che siete vicini a lui, entrambi i vostri autoattacchi faranno il 5% di danno al nemico se lo attaccate assieme, se lo attaccate entrambi, ha un cooldown di 10 secondi questa cosa. In più guadagnate il 10% di attack speed. Inoltre, attivando, questa era la passiva, attivandolo manderete una specie di spettro, un soldato, no, letteralmente mandate uno spettro in giro per la mappa, a seconda di dove voi lo volete, avete un range molto molto alto, che scouterà letteralmente dove l'avete detto di guardare e vedrà quasi tutti quanti i nemici che giustamente entrano nel suo campo visivo. Vedete il passettino che vi dicevo? Opla! Questo è il passettino che vi dicevo che è molto difficile da fare. Ah, ho capito, già inizia così. Perfetto, già inizia così. Un attimo, ora vi spiego le altre spell, ragazzi. Solo che sono entrato in lane prima del previsto. Di solito ci metto di meno a spiegarle, ma adesso mi viene un po' complicato. Dicevo, il soldatino, cioè lo spettro, resiste solamente per 3 giri. Cioè, evidentemente fa 3 giri avanti e indietro e poi muore. Così che funziona. Ok? Scusate un secondo, eh. Ok, perfetto.
Per quanto riguarda la E, che è quella che mi state vedendo usare sui minion, ogni autoattacco di Kalista lascia... Un attimo. Ogni autoattacco di Kalista lascia una lancia dentro al nemico. Queste lance vengono attivate dalla E. Un attimo, vengono attivate dalla E, che praticamente farà scoppiare il corpo del nemico nel cui all'interno c'è la lancia. E farà abbastanza danno, dipende da quante lance le avete lanciato nel corpo. Più lance ci sono dentro, ovviamente, più danno farete. È per questo che dico che Kalista è un ottimo champion per prendere obiettivi. Perché voi ne lanciate 67 dentro al Baron e letteralmente lo prendete, perché diventa uno smite. Questa Sivir e Annie sono molto aggressive, purtroppo. E io sto un pelo soffrendo. Sto un pelino soffrendo, ma giusto un po'. E ogni volta che killate un nemico con la E, questo vi ridà tutto il mana e tutto il cooldown. Quindi usatelo tranquillamente per farmare i minion come sto facendo io, vedete? Usate tranquillamente per farmare... Oh, ho sbagliato. Per farmare i minion come sto facendo io. No, qua ho sbagliato. Purtroppo siamo un po' nella merda. Cioè, Sivir è abbastanza rompicazzo. E Gianna non è che può darmi così tanto aiuto per adesso. Però non è questo gran problema, perché... Cioè, insomma, è un po' un problema, perché non mi sta dando per niente una mano Gianna. Poi, per quanto riguarda come funziona la R, praticamente, cliccando la R, voi prendete... Cosa sta facendo? Cosa sta facendo? Oddio! Un attimo che c'ho da aiutare sta tizia. È molto scarsa sta Gianna. Dicevo, per come funziona la R, voi prendete il vostro collegato, chiamiamolo così, ripeto, prendete il vostro collegato, lo tirate a voi e rimarrà dentro di voi praticamente per 4 secondi. In questi 4 secondi lui, non voi, lui può col mouse attivare l'abilità e lanciarsi ovunque lui desideri. O si lancia contro il nemico, o si lancia contro il nemico e facendo ciò li sbalza via, oppure si lancia letteralmente via per salvarsi la pelle. Metti caso che, non so, metti caso che sta venendo inseguito da 20 persone assieme e voi volete salvarlo, nessun problema. Cliccate R, lo prendete e lui rimane tranquillo e safe dentro di voi. Qua abbiamo bisogno di una mano, ragazzi. Gianna, oltre a tirare tornati, non fa nulla. Mi sa che non è capace di giocare, molto probabilmente. Ok. Allora, io in teoria dovrei farmar bene, ma mi viene parecchio difficile. Se devo essere sincero, mi viene parecchio difficile. E non ho nemmeno male, perché mi sto gestendo male le... Mi sto gestendo male le E. In teoria, noi dovremmo giocare molto, molto più aggressivi, ma, ripeto, non riesco a farlo. Un attimo. Ok. Vabbè, va bene, almeno ho fatto una kill, no problem, no problem. Dicevo, dovremmo in teoria giocare molto più aggressivi, proprio come ho fatto adesso, perché, ripeto, più E voi riuscite a infilare... Dentro al bersaglio, sì, lo so, è un po' brutto da dire. Più è riuscite a infilare dentro al bersaglio, e più danno riuscirete a fare. E... Che cazzo è questa qua da... Più è riuscite a infilare dentro al bersaglio, e più danno riuscite a fare. Poi, soprattutto, dovete usare i minion in modo intelligente, in lane. Letteralmente, quando lanciate, tirate un autoattacco e la lancia si conficca sul minion, se voi poi tirate l'autoattacco sul campione, sia il minion che il campione avranno la stack di lancia. Basta pushare! Stop push! Sia il minion che il campione avranno la stack, e se il minion è lì per morire, voi cliccate entrambe e fate danno al minion, fate danno al campione, lastitate il minion, così avrete il cooldown e il mana recuperato, e avrete fatto un danno gratis al carry o al supporto, quello che è. E avete di nuovo il mana e il cooldown refundato. Perché vedete, ora ho sbagliato e ci sono 10 secondi invece che 0. Penso che vinciamo noi. No, non vinciamo noi.
Ah, peccato. Vabbè, Jax è arrivato. Raga, purtroppo Gianna è proprio stupido, cioè proprio inutile. Non mi sta dando nessuna mano. Vabbè, da Annie poi ha flashato, ci potevo far poco. Annie ha flashato, ci potevo far poco. Purtroppo ci sta andando un po' il cazzo. Ci sta andando un po' il cazzo. No, aspetta, cosa sto facendo? Devo prendere questo. Se no non funziona lo scudo. Ci stanno dando un po' il cazzo e la cosa è un po' problematica. Io non ho ancora usato la W. Lo ammetto, mi dimentico spesso di usare. A parte che non gioco Kalista da mai. Non gioco mai Kalista perché non è uno di carri che mi piace, devo essere sincero. Questa qua c'è 53 di farm. Che ci posso fare? Che ci posso fare? È difficile. In lane già non ho dato nessuna mano e Annie era tipo iper aggressiva. Ci posso fare veramente poco. Ripeto, lei è molto vulnerabile ai... È molto vulnerabile ai supporti che comunque la ingaggiano. No, la ingaggiano, le danno parecchio filo da torcere. Vedete, questa continua a rompere il cazzo. Ok. Oh, gli abbiamo fatto un bel po' di danno, eh. Ha usato lo spell shield in modo sbagliato. Il problema è che lei... Ora Annie ha il 6. Non ha... Un attimo, eh. Vediamo se riesco. Niente. Sono riuscito solo a far questo perché Sivir ha ultato. Vorrei il 6 pure io, così riusciamo a far qualcosa io e Gianna. Vorrei tanto il 6 pure io. Vorrei tanto il 6 pure io, ragazzi. Però vabbè, quella lì è il 7. Dai, oh, dov'è il mio 6? Col 6 riesco a ingaggiare. Oh, finalmente. Ora, sperando che Gian... Che cazzo sto facendo sto tizio? Gian ha il Guardian, oddio. Sperando che Gian sappia come funziona la mia R. Secondo voi lo saprà? Tibbers, tu mi devi morire, eh? Ok, lo sa. Vabbè, ma c'era già... Sì, vabbè, c'era Diana sotto. Vabbè, però perlomeno sa come funziona. Perlomeno sa come funziona. Perlomeno sa come funziona. Sì, mi fa piacere che il nostro midrainer non sappia cosa vuol dire SS. Io le muto tutti perché, ragazzi, mid is over. Sì, stanno flammando. Non è per niente over. Possiamo ancora ribaltare il game. Cioè, ribaltare. Possiamo ancora recuperare il game. Più che altro io ho bisogno di una mano. Kha'Zix qua non mi ha dato per niente una mano. Cioè, è arrivato e si è suicidato, letteralmente. È arrivato e si è suicidato. Diana da dietro ha fatto quello che doveva fare. Io non sono bravo, ragazzi, da Kalista. Abbiate pazienza, ma è una di carry molto difficile. Se non siete meno di carry è difficile farlo workare. E poi, ripeto, vagli addosso, per favore. La torre l'ammazzo, ma non ci posso fare niente. Vabbè, almeno abbiamo preso una kill, dai. Però ho preso la torre, cioè non è molto worth, eh. Non è molto worth, ma perlomeno io mi sono preso una kill. Non era uno shutdown, mi sa. Però l'importante è che io mi sono preso una kill. Ok, perfetto. L'importante è che io mi sono preso una kill. Sivir e midlane, questa qua va tirata dritta, eh. Questa qua va tirata dritta. Vabbè, raga, però... Porca troia, ma è possibile? Vabbè. Niente. Mi one shot. Mi one shotano, cioè ci posso fare veramente poco. Ci posso fare veramente poco. Posso solo sperare di fare qualcosa late game, ma ci posso fare veramente poco. Non avevo nemmeno il flash quando è arrivato Jackson, non l'avrei usato. Avevo solamente Lia, che non mi ha salvato più di tanto. Vedete, potete kaitare utilizzando però appunto la sua passiva, ma non così tanto. Cioè, lui ha già le scarpe, per esempio, io non ce l'avevo ancora. O forse sì, boh, non ho visto. No, però no, ce l'avevo ancora, ce l'avevo già. Però... Cioè, non è che è un kiting proprio immediato e preciso. Gianna fa veramente schifo, ragazzi. Gianna è veramente orribile. Poi, ripeto, è difficile se non siete meno di carry. Infatti io la sconsiglio sempre Kalista, a chiunque me lo chieda. Chiunque mi chieda se Kalista è forte. Sì, è forte, ma se non sapete usare fa schifo. Tipo, io non la so usare, fa schifo. Io non la so usare, fa schifo. È veramente molto, molto complicata. Io infatti la sconsiglio a chiunque. Io la sconsiglio a chiunque, perché ci sono di carry più forti. Più forti e più semplici. E perché usare qualcosa di più difficile e meno efficace se è qualcosa di più forte e più semplice? Ovviamente siete dei fan di Kalista. Per carità, usatela, eh. Però...
rallentiamo. Questo deve morire. Ok, meglio così. Ok, perfetto. Vedete qua, ho utilizzato la Q. Ho utilizzato la Q per applicare una stack di E ad Annie e rallentarla. Altrimenti non l'avremmo penso non l'avremmo mai presa se non l'avessi fatto. Non vi ho ancora fatto vedere come funziona per la... Ma Gianna continua ad andare mid e non mi sto cagando. Questo è molto sbagliato. Perché il supporto di Kalista dovrebbe stare sempre vicino a lei. Perché se non hai il supporto vicino, l'oggetto di passiva non funziona. E quindi, vabbè, vagliela spiegare, secondo me non lo capisce. Mica basta sti ping, raga, basta! Basta, siete un tumore. Ok. Allora, andiamo back. Quanti mino? No, 91 a 74. Vabbè, meglio che prima. Mettiamoci subito. Oh, ok. Buona, stiamo iniziando a far kill. Mettiamo immediatamente la Bedroom King, che è molto utile su di lei. Ci dà lifesteal, ci dà attack speed, che è tutto quello che vogliamo. Perché più attack speed abbiamo, più velocemente riusciamo a fare i passettini e saltellare di qua e di là. Questa è 4-0, però non è male. Gianna, please follow me now. Io ho bisogno di Gianna, ragazzi, perché senza di lei ho un ulti in meno. Non posso utilizzare la ulti senza di lei, perché la mia ulti funziona solo su di lei. Però, finché riesco a farmare, va benissimo. Allora, così dovreste impostarvi, vedete, lancia a tutti, usate la E e li fate fuori assieme. Farmare con lei è abbastanza semplice per questo motivo, Però, io mi confondo, cioè non riuscivo all'inizio perché... Vedete, le ho passate tutte quante... Non riuscivo all'inizio per via del fatto che Annie è stata molto, molto, molto aggressiva nei miei confronti. Gianna non vuole cagarmi. Vabbè, ragazzi, io continuo qua perché non ho altro da fare, sinceramente. Anche perché più riesco a farmare, meglio è. Pare che non abbiano bisogno del mio aiuto. Oh, meglio così, Ah, panculo. A volte vi confonderete con la foto, cioè con la E. A volte vi confonderete. A parte di W, tiriamolo, va. Perché così almeno. Dicevo, a volte vi confonderete con i danni della E, io ve lo dico. Cioè, io mi confondo parecchio. Non perché sia stupido, ma. Ok, non perché sia stupido, ma. Cioè, magari anche per quello. Però, fidatevi, è abbastanza scomodo se non la conoscete, Kalista. Se non la conoscete, è abbastanza scomodo. Mi metterò le Mercury comunque come scarpe. Volevo farmi l'attack speed in modo molto, molto aggressivo, ma. Non mi è concesso in questo game. Metterò le Mercury. Di solito è buono mettersi le Ninja Tabi come scarpe difensive sui carry. Però. In questo caso che. Ok, li ho presi tutti. In questo caso che abbiamo Annie e Diana contro. Ce la faccio uno vivo, no? Azzo, all'Infinity Edge. In teoria ce la faccio se me la gioco bene. Però, non so se voglio rischiare. Cioè, vorrei farvi vedere com'è l'1v1 di Kalista. Perché l'1v1 di Kalista è molto forte. Cioè, si fa anche Vayne a volte. L'1v1 di Kalista è molto forte. L'1v1 di Kalista è molto forte. Vedete? Ok. Ok, vedete, l'1v1 di Kalista è molto forte. Lei aveva l'Infinity, Lei aveva l'Infinity, vedete, l'1v1 di Kalista è molto forte. Perché con l'attack speed che guadagniamo anche da Lethal Tempo, che è tipo la runa. Lei è l'unico champion su cui è letteralmente worka questa runa. Perché di solito non si usa su nessuno. Si preferisce altro. Anche se anche il Fleet Footwork è molto buono. Oh, Gianna, ciao! Ah, vi siete degnati di venire da me? Ho un supporto, allora. Dicevo, il Fleet Footwork scusate, il Fleet Footwork. Il Lethal Tempo è... Funziona molto, molto bene su Kalista perché le dà attack speed ed è tutto quello che vuole. Possiamo ammazzarla, Ok. Uno qua. E voilà. Perfetto. Abbiamo la R al 2. Aspetta un attimo che ci muori, amica. Vabbè, morirci non ci muore, Ok, perfetto. Ok, Gianna inizia a fare qualcosa, Mi fa molto piacere. Cioè, mi fa piacere che, nonostante abbiamo preso il cazzo in lane, stiamo comunque facendo qualcosa. Io sto anche farmando, più o meno. Cioè, quello che posso.
Continuiamo, eh. Continuiamo, raga. Continuiamo, raga. È Lucian. Cioè. Vai. Ok, dovremmo riuscirci, eh. Perfetto, perfetto. Ho quasi ucciso Gianna. Mi dispiace. Cioè, vi giuro, non avevo visto. Cioè, non ho notato che avesse così poca vita. Se no, non l'avrei mai ultata. Non l'ho fatta apposta, ve lo posso assicurare. Ok, andiamo back. Ora ci facciamo il secondo oggetto indispensabile su Kalista, ovvero il Runan. Perché vi consente ovviamente di wave clearare la wave. È un brutto gioco di parole. Lo prendo immediatamente. Di wave clearare la wave e soprattutto in teamfight possiamo lanciare, possiamo applicare lance a più bersagli. Perché giustamente è l'effetto del Runan che si applica sugli autoattacchi di Kalista, che a sua volta si applica sulle sue, insomma, un super applica. Vorrei anche prendermi il red. E poi è anche molto più facile farmare, eh. Vedete, fate così, applicate le A a tutti e tirate, attivate la E e fate danno. Allora io vorrei prendere un po' di livelli su coso. Vedete, questa è questa cosa da farla al Baron. Tipo, noi potremmo fare il Baron o qualunque altro obiettivo adesso, Ok. Noi potremmo fare il Baron o qualunque altro obiettivo adesso con questo stesso metodo che vi ho fatto vedere sul Red. Potete farlo. Potete usarlo sul Baron, potete usarlo su per l'appunto sto coso, che però non ce n'è bisogno. E io vorrei tanto andare botlane. Cioè, vorrei grupparmi ormai, perché siamo abbastanza forti. Ok, mi ha preso, ma mi ha tolto solamente lo scudo. Io continuo ad attaccare. È difficile far workare bene il suo autoattacco, raga, vi ripeto. È difficile far workare bene il suo autoattacco. Io dovrei andare botlane, comunque. È difficile perché, soprattutto all'inizio, vi confonderete. Io non ho una abbastanza buona dimestichezza con l'auto-attack move, che sarebbe questa cosa. Non sto usando il comando auto-attack move, però auto-attaccare e muoversi comunque è quello, nonostante io non usi il comando perché mi trovo troppo scomodo con esso. Ok, vedete, facendo così, alle volte può sembrare scomodo, soprattutto perché diventa sempre più veloce a seconda di quanto attack speed ha Kalista. Dovete far così, muovere la telecamera, insomma. Alle volte viene difficile, lo ammetto, alle volte viene difficile. Però io sto farmando, sono 4-4-2, non sono per niente malaccio. Mettiamo un fantasmino che controllo. Una cosa che non vi ho detto, il fantasmino ha 2 HP. Se lo picchiate due volte, scompare. Intanto questo è ancora qua. E se rivela un nemico, praticamente urla e muore automaticamente dopo un po', perché il suo lavoro l'ha fatto. Aspetta che voglio salvare. Ok, abbiamo salvato Gianna. Ok, ho salvato Gianna come potevo, usiamo anche Lial. Ragazzi, ho provato, Io ci ho provato a salvarla, ho usato tutto quello che potevo per salvarlo. Sto lì, l'ho usato la R. Vedete, in questo modo voi salvate il vostro supporto. Non so, viene chaseato, viene focussato da tutti come in questo caso. Nessun problema, cliccate la R e gli salvate il culo. Così magari restituite il favore del fatto che lei o lui vi ha salvato il culo in lane. Non è stato così perché la mia Gianna ha giocato un po' me. Però, insomma, perché non dovrei salvarla, no? Sono una di carry fatto apposta per salvare il support. Tipo, con accoppiata a Thresh, Kalista fa scintille. Perché Thresh, naturalmente, è un supporto che salva molto la di carry con la lanterna, no? E con la R noi gli restituiamo il favore. Brava Talia. Ok, ho un bel po' di farm, ho fatto un'altra kill. Guarda, vado un attimo botlane a clearmi la wave. Poi mi faccio le Mercury. Mi faccio le Mercury, ripeto, voglio farmi le Mercury per i CC. Anche se potrei non averne bisogno, basta che metto la QSS. Mi sa che farò così, ragazzi. Kalista è una di carry che si mette molto in fretta il QSS per il fatto che è molto vulnerabile ai CC. E avere qualcosa che tiene un ICC è ottimo. È ottimo perché poi nessuno può letteralmente bloccarti. Tu puoi saltellare, rompere il cazzo, kaitare, eccetera, eccetera. Quindi mi sa che farò così. Mi sa che mi metto la Quicksilver Sash e mi faccio le Berserker, così ho più attack speed. Sì, mi sa che farò così. Non erano male le Mercury, per loro, però. Però, guarda, vado volentieri così.
Vado volentieri così, non posso vendere niente, peccato. Vado volentieri così, secondo me è ottimo. Perché c'è il CC di Jax, c'è il CC di Annie. Che stiamo combinando, ragazzi? Stiamo morendo tutti. Wow, che build curiosa che ha Malphite. Insomma, c'è il CC di un po' chiunque. C'è il CC di un po' chiunque, secondo me non è sbagliato farlo. Vorrei prendere il drago, ma mi sa che non ce la fa, vero? Un redemption curioso. Un redemption un po' curioso, devo ammetterlo. Ok, non credo che riusciamo a farci il drago, sai? Siamo morti tutti, amico. Amico, ho sbagliato farlo. E io lo sto seguendo. Ok, bravo, scappa. Scappa che l'è meglio. No, non posso andare perché ci sono Annie e tutti gli altri qua. Esatto, vedete. Sarei morto come un pollo. Allora, il mio red è tra 9 secondi. Però vorrei anche farmarmi la minion wave qua. No, vabbè, mi accontento del red. Ora possiamo grupparci comunque. Abbiamo una buona combo e un Malphite che fa da fro. Vedete che mi è servito il QSS. Altrimenti venivo stunnato. E poteva pure uccidermi Jax, eh. Poteva pure uccidermi. Sapete che le sue W fanno un male della madonna. Poteva pure uccidermi. Ok, adesso un po' di lefty. Ah, il Baron. Il Baron che si vede botlane. Ok, ora ragazzi vi faccio vedere quanto è facile fare il Baron. Devo farlo vedere. Allora, voi semplicemente state fermi. Tirate quante più lance addosso al Baron. Penso che siano 10 ora. Ok, e tipo a 1500 HP lo smitate. Ho anche sbagliato, però vabbè, non sono abituato. Però, insomma, il concetto è questo. Poi assieme allo smite del vostro jungler praticamente è impossibile. È impossibile missarlo. Ok, rallentiamolo. Tanto il red. E ora lo ammazziamo. Ok, ops. Non ho tirato l'ultimo attacco perché mi sono incastrato. Mi sono incastrato con i tasti. Ok. Tiriamo giù sta cosa. Perfetto. 2, 3, 4, 5. Mi sa che la stilo un pochino dai minion. Perfetto. E andiamo via. Uppi. Oddio, redemption. Vabbè, io sono full vita praticamente. Ha messo l'ardent. Ottimo, così riuscirò a... così riuscirò a... Ma è mio questo amico, eh. Dicevo, ha messo l'ardent, così riuscirò ad avere ancora più attack speed di quanto ne avevo prima. Ne avessi prima. Ok. Allora, la scimiterra me la posso mettere istantaneamente. Però non ce n'è nemmeno bisogno. Potrei farmi la Guardian Angel, che è molto meglio, eh. Cioè, mi dà più lifesteal questa, per carità. Non è che mi faccia schifo. E anche resistenza magica, che non mi fa schifo. Beh, resistenza magica già ce l'ho, vero? Esatto. Però con la Guardian Angel... Facciamo così, vai. Mettiamoci la Guardian Angel. Che... è meglio in questa occasione, perché... diciamo che sono forte adesso. Sono forte. Siamo forti, tutto il team è forte. Loro dubito che riusciranno a vincere. Anche perché Azix è molto grosso. Io ora ho Janna che mi protegge, eccetera, eccetera. E la Guardian Angel è un ottimo modo per dire ai nemici: ehi, guardate che io posso risorgere. Quindi è anche un deterrente psicologico. Tipo, quando io vedo la Guardian Angel sul carry e sono Zed, vorrei uccidermi, perché so già che il mio full engage verrà annullato dalla sua Guardian Angel. Allora, io posso anche ingaggiare tranquillamente. Ah, una cosa che non vi ho detto. Se usate la R, cioè se il vostro support si lancia con la mia R sui nemici, se è un champion corpo a corpo, rimarrà fermo sul posto. Se è un champion da distanza, come Janna, non rimane fermo, ma sbalza i nemici e poi fa un passetto indietro. Questa cosa non ve l'ho spiegata, perdonatemi, ma all'inizio è stato abbastanza caotico. Però beh, solo chi ha visto tutto il video potrà dire di aver ascoltato tutto quanto. Ehi! Salviamo Janna. Janna! Vabbè, era andata troppo lontana. È andata troppo lontana, purtroppo. Non vedo nulla! No. Ragazzi, aiutatemi. Una mano. No, ho sbagliato la Q. Vabbè. Qui ho fatto un errore io, ho fatto un errore Gian, perché è andata fuori dalla portata, vedete? È morta qua, io ero qua.
è andata fuori dalla portata della mia R e non sono riuscito a ultarla. Ho perso la Guardian Angel. Unlucky. Ho perso quasi quasi mi faccio il fascio della montagna. Perché non ho più spazi più che altro. Non ho più spazi. Comunque qua abbiamo sbagliato di tutto, eh. Abbiamo davvero sbagliato di tutto, ma davvero di tutto. Dovevamo prima. Cioè, dovevamo far fuori la torre prima. Questo engage è stato stupido. Già hanno fatto un engage orribile. Però una volta lì sei in ballo e devi ballare, cioè non è che puoi farci molto. E io pensavo di killare questa, ma ne. La Phantom Dancer mi ha un po' segato le gambe. La Phantom Dancer mi ha un po' segato le gambe. Vabbè, io non sono riuscito a ultare Janna, potevo andare vicino a lei e salvarla, colpa mia anche quello. Però lei ha fatto la suicida. Allora, quanti gold ho bisogno per la Mercurial? 2300. Ne ho 1300, me ne mancano 1000. Ora, fatemi fare 1000 gold così. Poi mi sembra di avere uno spazio per qualcosa. Ok. Cioè, già che Janna è il Guardian. Insomma, fa capire un po' di cose, no? Group again, Janna. Stay with me, don't engage. Già, se Janna non ingaggia, come ha fatto prima, perché dovrebbe stare a fare peeling su di me, che io poi faccio tutto. Se Janna non ingaggia come una pazza, come ha fatto prima, in teoria dovrebbe essere abbastanza semplice la questione, no? C'è anche il drago tra poco. Che drago è? Un cloud. In effetti a me il cloud fa abbastanza comodo. Janna, ma. Janna with me. Non lo può capire. Io questo lo rifarmo da solo, eh. Potete non ingaggiare? Potete non ingaggiare? Potete non ingaggiare? Vabbè. Vabbè, sti cazzi, da. Era abbastanza buono come engage. Io continuo qua. Non so quante lanci ne ho tirato, eh. Penso che ora muore. Ok. Vabbè, hanno vinto senza di me. What the fuck? Non è che l'ingaggio di Malphite è molto. Ma che cazzo di build? Oddio, che build da Malphite! La build da Malphite è davvero uomo. Non è iper full tank, ma. Oddio, Black Cleaver, Titanic Hydra, Witch's End. What the fuck? What the actual fuck? Sì, vabbè. Sì, Madonna Janna, ragazzi. Vabbè, qua ho voluto fare lo sborone. Però, porca puttana Janna, non si è lanciata contro Diana, ma si è lanciata in mezzo, non cappando nessuno. Vabbè, my bad, my bad, my bad, my bad. My bad, però. Però, po'. Sta Janna lei è un pochino ubriaca, eh. Sta Janna lei è un pochino ubriaca. Guarda, la sta facendo il re. Ora arriva qualcuno, la one shotta. Mi serviva quella kill più che altro per la Mercuria. Ecco. E ora muori, amica. Ah, bene, mi fa piacere che hai perso così tanto tempo. Vai via! Madò, sta Janna, ragazzi, sta Janna è assurda. Sta Janna è assurda. Sta Janna è assurda, pare che giochi col team nemico. Io probabilmente non è main support, però almeno stammi vicino, Dio buono. Posso prendere. Oh, c'è il Baron, Baron. Ragazzi, c'è il Baron up. Andiamo nel Baron. Guarda Janna! Che se ne va a zonzo per la giungla! Ok, c'ho la Mercuria. All Baron, please. Secondo me mi hanno mutato. Anche se non ho flambato, prendo niente. Perfetto. Ora siamo quasi full build. Ci manca un oggetto da tirar via il Targon. Vabbè, l'ultimo oggetto, Blood Thirster, va bene, va da Dio, Oppure, non so, molto Remander o Lord Dominic. Ma loro non hanno tank, quindi non serve. Aiuta quella poveraccia. Janna, mi aiuti? Ok, grazie mille di aver dato una mano. Vabbè, qua hanno sbagliato Taliyah e Kha'Zix. Ce la facciamo aiutare quel tizio? Ok. Ce la faccio prenderlo? Ok, ce l'ho fatta. Ok, perfetto. Ho usato il quest di me in modo merdoso, ma. Baron.
Facciamoci il baro, tanto io lo smite. Io lo smite cosa non può contestarlo. Ragazzi, su, venite qua. Datemi una mano che non posso farlo da solo. Bisogna che qualcuno tanchi. Ho bisogno di qualcuno che tanchi. Allora, buttiamo sto coso, lo buttiamo qui. Non si sa mai che ci sia qualcuno. Ok. E ora niente, li lanciamo. Conficchiamo più lancio possibile in corpo, come prima, insomma. Come prima. Possiamo anche stare fermi, non c'è bisogno di muoversi. Io penso che ne abbia già una trentina. Ok. Penso che ne avesse già una trentina dentro. Ragazzi, ora. Allora, farsi un oggetto diverso, secondo me. Io metto questo. O mi dà più HP, mi dà anche uno scudo. Ma sapete che vedi qui io lo metto. No, perché se l'avessi. Penso che questo sarà l'ultimo teamfight, no? Penso che questo sarà l'ultimo teamfight, sì, secondo me. Perché ormai abbiamo il Baron, dovremmo vincere. Se io mi fossi venduto quell'oggetto, sarei arrivato a 1900 gold. Che ci facevo con 1900 gold? Niente, non ci compravo un oggetto intero. Ci compravo una BF che mi dava un po' più di AD, ma non è che me ne faccio molto, no? Invece così ho comunque anche qualcosa per difendermi. Pare una stupidaggine, ma solo in questo caso l'ho fatto, eh. Se avessi avuto 4000 gold, mi sarei preso tipo l'Infinity Edge di diretta. Group. Ormai Sivir non dovrebbe fare più un cazzo. Io posso anche shieldare chiunque. Ragazzi, aspettiamo gentilmente il nostro. Ehi! Non capisco perché Talia se ne vada a fanculo. Ok. Oddio, madonna che danno che ho fatto quel tizio. Possiamo ingaggiare, eh? Se Malphite ingaggia, possiamo anche. Vabbè, magari non diviamo come prima. Forse è stupido divare come prima. Ok. Non voglio andare in frontline. Spero che Janna non faccia la pazza come prima. Vabbè, possiamo anche far così, eh. Cioè. Possiamo anche far così. Perché tanto i Minion, guarda che stanno facendo top lane. Possiamo anche resistere un pochino. Anche se mi aspetto il flash ulti di Annie da un momento all'altro. Mi aspetto il flash ulti e aumento all'altro. Ma anche se lo fa. Ok, la torretta è andata. Ora dovremmo in teoria prenderla. Mi date vision? Ragazzi, una mano su Janna. Minchia, quante cazzo di. Ok, ho messo lo scudino. Ok. Perfetto. No, sto morendo. Lifestila. Ok. Ma perché recalli? Ma perché recalli che abbiamo vinto? Hai il TP, spero. No, allora sei un po' stupido. Vabbè, ok, ma niente. Abbiamo vinto, eh. Vabbè, ho perso la Guardian Angel, ma sti cazzi. Sono molto scarso con le Q. Va bene, abbiamo vinto. Che fatica, che fatica. Perdonatemi se non so molto usare bene sto champion, ma ci ho provato, ci ho fatto del mio meglio. Ho fatto del mio meglio e spero che comunque il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo.